Salve, questo è il primo di una serie di video sul cosiddetto complotto del signoraggio bancario. In cosa consiste questa teoria di complotto? Secondo questa teoria, le banche centrali, quando emettono la moneta, ovvero quando mettono nel mercato, una moneta, ad esempio una banconota da 100 euro, creano una cosiddetta moneta debito, ovvero creano automaticamente un grosso debito, nello Stato. Lo Stato ha un debito che si chiama debito pubblico, quindi il debito pubblico è formato esclusivamente, sostanzialmente, da questa emissione di moneta. Inoltre, senza questo signoraggio, cioè senza questo complotto, secondo i sostenitori di questa teoria, non ci sarebbe più il debito pubblico. Girano ovviamente su YouTube una serie di video su questo argomento, sono stati anche scritti una serie di libri sull'argomento, il concetto è stato reso molto noto e pubblico anche da personaggi importanti come Beppe Grillo e andiamo a vedere nello specifico cosa c'è di vero e cosa c'è di non vero in questa teoria del complotto, iniziando innanzitutto dalla definizione di signoraggio. Qual è dunque la definizione di signoraggio? Secondo i manuali di economia, gli economisti e così via, il signoraggio è il reddito derivante dall'emissione di moneta, ovvero il soggetto che emette la moneta, che la mette in circolo in un sistema economico, se ricava qualcosa da questa emissione, direttamente o indirettamente, questo qualcosa va sotto il nome di signoraggio. È una definizione tecnica per capire quella voce di bilancio, che cosa è in effetti. Secondo i sostenitori della teoria del complotto del signoraggio bancario, che per brevità chiameremo signoraggisti, la definizione è diversa. Non si capisce perché serva una definizione diversa così a prima vista. Cioè, la definizione sarebbe la differenza tra il valore nominale di facciata di una banconota e il suo valore intrinseco, ovvero di stampa e distribuzione. In pratica, se ho una banconota da 100 euro e per costruire e distribuire questa banconota serve un euro, il signoraggio, secondo i signoraggisti, è uguale a 100 meno 1, ovvero 99 euro. Perché due definizioni differenti? Perché i signoraggisti hanno bisogno di un'altra definizione? Perché già a prima vista si capisce che questa definizione dei signoraggisti è un po' capziosa, un po' cattivella. Perché? Dunque, secondo il sistema, poi avremo modo di illustrare, nel sistema economico attuale in Europa e in Italia, il reddito derivante dall'emissione di moneta, cioè il signoraggio, corrisponde agli interessi sui titoli scambiati in cambio di banconote. Quindi, siccome gli interessi sui titoli, diciamo che sono del 3%, poi cambiano ovviamente continuamente, per dati 100 euro il signoraggio sarebbe uguale a 3 euro. Secondo i signoraggisti, invece, siccome il signoraggio è la differenza tra il valore di facciata 100 e il valore intrinseco, cioè 1 euro, il signoraggio di una banconota da 100 euro diventa improvvisamente 99 euro. Ovviamente tra 99 e 3 c'è una enorme differenza. Perché c'è un'enorme differenza sui numeri quando sono due cose chiamate nello stesso modo? Perché la definizione è diversa. Perché si vuole suggerire in qualche modo che ogni volta che viene messa una banconota vengono guadagnati 99 euro. Però sono appunto due definizioni diverse, quindi non bisogna confondere il signoraggio come è definito in economia dal signoraggio come è definito nel signoraggismo dai signoraggisti. C'è un altro piccolo trucchetto nella definizione di signoraggio dei signoraggisti, ovvero quando si parla di valore intrinseco di una banconota. Quando si dice che una banconota da 100 euro per fabbricarla costa 1 euro, si suggerisce quasi una specie di truffa. Un po' come se noi andiamo dal concessionario di automobili,
compriamo un'automobile da 100.000 euro e poi veniamo a sapere che per fabbricarla ci vogliono solo 1.000 euro. Ci rimaniamo un po' male, diciamo, anzi, che quel venditore di automobili è un truffatore, ci ha venduto una roba da 1.000 euro per 100.000 euro. In verità, la moneta non è un'automobile. Sembra una banalità, ma a volte sfugge. E noi qui siamo a parlare anche di cose un po' banali, cioè di tautologie. La moneta è un mezzo per scambiarsi beni e servizi, non è altro. Un po' come le banconote del Monopoli, non servono altro che scambiarsi beni e servizi del Monopoli. Quando noi abbiamo una moneta, banconota, sì, da 100 euro, serve per scambiarsi beni e servizi del valore di 100 euro. Né più, né meno. Invece un'automobile ha un valore di mercato intrinseco. Cioè, già per il ferro di cui è fatta, il materiale, la tecnica, la cura, eccetera, ha un valore che noi andiamo a comprare. Ma nessuno va a comprare banconote. In particolare, nessuno pretende di comprare 100 euro con 1 euro. È assurdo. In generale, guardando il sistema economico un po' con uno sguardo un po' più alto, noi intuitivamente capiamo che meno costa costruire una banconota e più il sistema è contento. Riassumendo, quindi, il signoraggio per l'economia significa reddito derivante dall'emissione di moneta. I signoraggisti offrono un'altra definizione di signoraggio che quindi indica un'altra cosa, ovvero la differenza tra il valore di facciata e il valore di stampa di una banconota. Queste due definizioni sono diverse anche perché indicano due cifre diverse. La definizione cosiddetta ufficiale, cioè dell'economia, indica in circa 3 euro il signoraggio attuale. Secondo invece i signoraggisti è di circa 99 euro, quindi si sta parlando di due cose completamente diverse. Inoltre abbiamo visto che la definizione stessa di signoraggio include alcune trappole, tra le quali una molto interessante, cioè la definizione di valore intrinseco di una banconota, come a suggerire che per giustizia una banconota da 100 euro dovrebbe costare in fabbricazione circa 100 euro. Il che è ovviamente globalmente assurdo perché è chiaro che in un sistema economico meno si spende in energie, lavoro, eccetera, per fabbricare banconote, più il sistema userà le proprie risorse per fare altro. Grazie.